Ciao ragazzi, mi sono decespugliato, si vede, credo, no? Ah, c'è caldo, sto per andare in Sardegna, al mare, e quindi non vi abbandono, video ogni giorno, anche due, dipende un po' dalle notizie di mercato. Magari uno esce in tarda serata e l'altro in prima mattina, così abbiamo la giornata coperta dalle notizie. E live non ne farò, ve l'ho già detto. Però ora parliamo di notizie interessanti. Ah, la prima. Nkunku si è rotto per 4 mesi, infortunio serio al ginocchio, non è stato specificato dal comunicato del Chelsea, però dovrebbero essere 16 le settimane di stop minimo, per cui infortunio abbastanza importante. Tanti auguri al ragazzo, gli auguro di tornare il prima possibile in campo, perché è bello da vedere. Cioè, non proprio esteticamente bello, però fa delle giocate ogni tanto che sono straordinarie. Poi, quindi questo cosa sposta nei termini dell'eventuale scambio Lukaku, Vlahovic? Parliamone. Poi c'è da parlare del video di stamattina, del nome che vi ho fatto nel video di stamattina, se non l'avete visto andatevelo a rivedere, è importante. E infine sulla situazione Pogba, vedo tanto allarmismo, cerchiamo di fare chiarezza. Prima di iniziare, mi raccomando ragazzi, commentate a fine video, che è la cosa migliore, la cosa più importante, e iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare ai 100.000, perché dei 100.000 in poi col Pogobo riuscirà a far leva su alcuni contenuti esclusivi, alcune situazioni anche per voi che vi coinvolgeranno direttamente, quindi mi raccomando. Allora, parliamo della trattativa Lukaku-Vlahovic. Ha un po' rotto tre quarti di minchia questa trattativa, lo posso dire con tanta volgarità e me la concederete, ma credo che sia un sentimento abbastanza condiviso. La stanno tirando per le lunghe, ogni giorno articoli di giornali che aggiungono particolari insignificanti, perché la sostanza è una ed è molto chiara. La Juve spinge per vendere Vlahovic, far cassa e prendere Lukaku, usato sicuro, secondo Allegri 20 gol immediati, eccetera, quindi c'è felicità da questo punto di vista, in caso vada in porto sto scambio, felicità per Allegri intendo. Il Chelsea tuttavia non è d'accordo sulle cifre che la Juventus vorrebbe per Vlahovic, cioè la Juve cede Vlahovic, lo vuole quel tipo di quotazione, minimo 40 milioni, Chelsea dice alt è troppo e quindi c'è una situazione di stallo lì. Poi Lukaku vorrebbe sì venire alla Juve, ma Vlahovic non vuole andare al Chelsea, ha più di un dubbio per via della destinazione, del fatto che il Chelsea non farà le coppe, del fatto che il Chelsea abbia già una squadra completa, che ci sia molta competizione, non sarebbe il 9 centrale all'interno di quel progetto, per cui ci sono già due resistenze su 3, anzi su 4, perché anche la volontà di Lukaku non è che venga meno. C'è la volontà della Juve di cedere Vlahovic per prendere Lukaku, c'è la volontà di Lukaku di andare alla Juve, non c'è la volontà del Chelsea di prendere Vlahovic a quelle cifre, non c'è la volontà di Vlahovic per andare al Chelsea. Molto chiaro, stanno lì a dire ogni giorno negli articoli, ah la Juve incontro, telefonata, Lima. Ma Lima cosa? Cioè hanno veramente la velocità assottigliamento delle sbarre di un carcerato, cioè con la lima, quello là, oggi ho fatto mezzo millimetro, nasconde la lima dentro il materasso per evitare i controlli della guardiola, poi dopo un po', l'indomani, tra altro mezzo millimetro, peccato che la sbarra magari è così, di 4-5 centimetri minimo, tempo di lavorazione un anno, questa trattativa sta tirando per le lunghe esattamente come quel tipo di operazione, cioè, è questa la sintesi di tutto ciò. Ora io vedo allarmismo perché Nkunku avrebbe cambiato i piani del Chelsea e potrebbe cambiare i piani del Chelsea. Io ragazzi non ne sono così sicuro. Nkunku è un giocatore completamente differente da Vlahovic, per cui non credo che nasca l'idea Vlahovic dopo questa situazione. Mi stupirebbe tanto per via della tipologia del giocatore e per via del fatto che comunque Nkunku poi tornerà a giocare fra 4 mesi e Vlahovic i costi comunque li avrà a bilancio anche il Chelsea. E la cifra che deve sborsare il Chelsea per accontentare la Juve è tanta. Cioè, sono 40 milioni, oltre Lukaku, da cui farebbero minusvalenza loro. Cioè, capite bene che la situazione è un po' intricata. Quando c'è questo panico legato ad adesso Nkunku smuoverà tutto. Può darsi, ma non è detto. Io tutta questa fretta da parte del Chelsea non la vedo, vedo tanta fretta da parte dei media italiani a venderci Lukaku alla Juve quasi. Cioè,
tutti i media italiani, a parte la Gazzetta che fa un po' di ostruzionismo, se insignificante oltretutto, senza motivo e anche con dei mezzucci e degli articoli discutibili come ne abbiamo parlato ieri, il Corriere dello Sport avanti tutta su Lukaku, pare che debba arrivare da un giorno all'altro alla Continasa e al CEI Medical per sostenere le visite mediche, ancora oggi la situazione è in fase di stallo. E stanno qui a raccontarcela aggiungendo dei minimi particolari del cazzo che non cambiano nulla, non cambiano una virgola rispetto a ciò che vi ho detto. Se non cambia la volontà del Chelsea di accettare quella cifra, né cambia la volontà di Vlahovic, io credo che questa trattativa non sa da fare, punto. Punto. Tweet di Nico Schira, parliamo del secondo argomento, che è una cosa che invece mi preme un po' di più. Non voglio illudervi, stiamo veramente coi piedi per terra, ragazzi. Stiamo veramente coi piedi per terra. Io ve lo leggo con molto... con molta emozione questo, però non bisogna stare con i piedi per terra senza illudersi. Giuntoli apprezza molto Kefren Turam. Aveva già monitorato il centrocampista durante lo scorso inverno per il Napoli come possibile acquisto e potrebbe diventare un obiettivo della Juventus. Ma la prima richiesta del Nizza, intorno ai 40 milioni, è attualmente considerata costosa. Obiezione, vostro onore, 40 milioni per quel giocatore là è grasso che cola, cioè è una roba che faccio il possibile e vado a prenderlo per due ragioni: potenziale sostituto di Rabiot, l'anno prossimo Rabiot scade il contratto, hai il sostituto in casa, giovane, futuribile, ha un ingaggio da 800.000 euro, arrivasse alla Juve magari gli fai una proposta da 3 milioni che col decreto crescita non vai a spendere una beata fava di ingaggio. Bisogna avere tanta creatività, perché a mio parere la Juventus difficilmente farà questo esborso quest'anno, ma potrebbe optare per una formula con prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a certe situazioni, a certe condizioni del tipo presenze, gol, qualificazione in Champions e chi più ne ha più ne metta. Se la Juventus riesce a sbarazzarsi di Zaccaria, Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e anche McKennie, aggiungo, questo ragazzi è un acquisto che va fatto, anche perché le condizioni di Pogba sono precarie, non sappiamo quest'anno quante partite giocherà. Però su Pogba vi aggiungo anche un'altra cosa, c'è tanta speculazione in negativo da parte della stampa sul ragazzo. Io, dalle informazioni che ho potuto avere da vari giornalisti che seguono la Juve da molto vicino, mi è stato detto che il programma di recupero per Pogba era già questo. Già prestabilito, il ragazzo viene seguito, non si vuole affrettare l'iter perché è molto meglio fargli perdere l'inizio del campionato che star lì a farlo giocare spizzichi e bocconi durante la stagione perché magari torna a infortunarsi eccetera, perché oltre il recupero dell'infortunio, il recupero c'è stato dall'infortunio, il ragazzo sta cambiando anche un po' muscolatura, si sta lavorando sulla postura eccetera eccetera eccetera, perché sta facendo anche altri lavori straordinari rispetto al giocare al calcio e basta, sta migliorando determinate situazioni che lo porteranno a performare meglio evitando degli infortuni. Questo è quello che mi è stato detto, c'è un percorso per cui oltre il calcio che il ragazzo sta facendo. Un'altra cosa che mi è stata detta, stessa roba su Vlahovic. Vlahovic ha la pubalgia, ha una pubalgia che ancora oggi non ha completamente risolto, si sta cercando di correggere tanti aspetti anche su di lui legati alla postura e a situazioni che possono scatenare quel sintomo là di dolore, di fastidio agli adduttori, per cui anche Vlahovic sta lavorando su due fronti, su se stesso per migliorare questo problema ma anche sul campo. Per cui bisogna avere pazienza contro giocatori che potrebbero avere poi dei problemi cronici. Se è possibile individuare le cause che scatenano queste situazioni, ci si può lavorare con calma, eccetera, è quella roba là che non va demonizzata. Va demonizzata invece la ricaduta, la negligenza del lavoro dello staff medico. Ma il recupero lento per non avere problemi poi, secondo me non è una roba da demonizzare.
Ora aspettiamo e vediamo cosa succederà con Pogba. Non escludo anche un attacco degli arabi ancora sul piano economico, non sul piano delle esplosioni. È stata già iniziata a pensare male. No, intendo sul piano economico che vadano subito a chiedere a Pogba di trasferirsi dalla Juve all'Arabia e la Juve prende bei soldi e risparmia anche tanto ingaggio. Però vi ricordo che il mercato arabo chiude il 20 di settembre e la Juventus a quel punto dovrebbe avere già un sostituto ed è per quello che anche alimento un po' di più la speranza di vedere magari un eventuale Kefren Turam come ultimo colpo della Juventus in entrata. Sarebbe veramente un giocatore fenomenale da prendere, magari il primo anno dovrà ambientarsi ma ha le caratteristiche veramente per diventare un bel giocatore. Con questo ragazzi io ve la chiudo e aspetto i vostri commenti. Ci vediamo sicuramente domani mattina, vi mando un forte abbraccio cari e sempre fino alla fine forza Juve, non si molla un cazzo.